Amabile popolo di YouTube, bentornati in un nuovo grazioso video. Oggi solo per voi, oggi faccio una partita solo per voi. Mi sono chiesto, no? Così io ogni tanto mi faccio domande. Sì, ho questo problema, ogni tanto mi faccio delle domande. Ma i Pogo? Quant'è che non portiamo i Pogo sul canale? E quindi andiamo in America, cerchiamo Shadowhawk, cioè concediamo fino a che non troviamo Shadowhawk, perché per forza, cioè non è che possiamo giocare poco con altri champion. Cerchiamo Shadowhawk e voliamo di poco. E succederà qualcosa di buono? Non lo so, non lo so, probabilmente per registrare questo video ci metterò 8 ore, però ho bisogno di giocare una partita poco. Ho bisogno assolutamente di pogare insieme. Quindi andiamo e go! Go, 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 rapidi, rapidi, rapidi. Troviamo Shadowhawk, troviamo Shadowhawk. Ci metteremo poco. Puta il cibo, non l'ho mai fatta. E te muovi. Ok, primo tentativo. Ho trovato Shadowhawk. Eccoci qua. Eccoci qua, pronti. Viene fuori una partita del cazzo. Ok, adesso si vola di poco. Si vola. Si vola, vediamo se ancora funzionano. Perché è un po' che non li giochiamo. Ce li siamo un po' dimenticati. Chiedo scusa ai signori poco. Adesso facciamo la build poco aggressiva. Allora, come si fa? Innanzitutto, il primo poco si vende, assolutamente, il primo poco è fondamentale venderlo. Poi si prendono chiaramente tutti i poco, si cerca di rimanere taverna 2 per un bel po'. E basta. E poi basta, cioè rimanendo taverna 2 dovresti sviluppare un bel po' di poco. A un certo punto, secondo me la seconda tripla o forse anche la prima tripla, a quel punto si passa a taverna 3 per cercare quello che dà scudo divino, perché altrimenti poi i Pogo non bastano. Cioè bisogna dargli scudo divino sti Pogo, no? Quindi, questo è il piano. Speriamo funzioni. Siamo partiti con un pezzo, ok. Meglio lui di lui, attenzione. Tanto vince contro gli stessi, contro la stessa gente. Tu e no, 1 e 2. Quindi va bene così. Mazza che eroi brutti che ci sono in giro. Si vede che siamo rank banana, eh? Si vede, si vede. Tipo sono i più brutti di Battlegrounds a parte la fam. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, ok, ok. Che bello shop questo. Questo è un gran bello shop. Sapete, potrei anche comprarli questi due. Per setappare qualcosa. Potrei addirittura prendere solo Pozza e Roccia. Oppure prendere lui. Perché mi dai tokens. Oppure non fa niente. E andare a comprare due pezzi sperando nei Pogo. Secondo me. Bello. Sto fermo. Sto fermo se trovo Pogo preferisco. Assolutamente. Buona la vittoria qui. Ottima. Azzarderei a parte contro lui vinco sempre. Con il Muellok Taiga. Col Pozzaroccia. Cacciatore Pozzaroccia. Va bene. Ulalalala. Che super sballo. Eh sì. Ricordiamoci che il nostro obiettivo non è vincere, ma fare poco build. Questa è la partenza che ci dà più stats. Non c'è molto altro. Questa è sicuramente la partenza che dà più stats. Contro lui perderemo, ha fatto tripla. Non è che è taverna 1, ha fatto tripla. E guardate qua, cioè, qualcosa di imbarazzantemente forte. Noi abbiamo fatto del nostro meglio, ma va bene. Non perdiamo neanche di troppo, perdiamo solo di uno. Ci va anche, è anche ok. Non fate come ha fatto lui. Cioè fare la tripla così, taverna 1, è una porcheria. Lui ha trovato spawn che è un pezzo molto forte, ma altrimenti rischi addirittura di perdere. Pogo non ne vedo. Compro due pezzi a caso. Ora è vero che noi siamo Pogo, ma dobbiamo comunque giocare di cervello. Le giocate vanno fatte sempre col cervello. Non è che si gioca a casaccio perché dobbiamo andare Pogo. Quindi l'obiettivo sono i Pogo, ma... ma nel frattempo facciamo una partita vera. Un roll non basta. Cioè un roll è poco.
Vediamo dove va. Va sul pezzo peggiore che poteva, in cui poteva andare, ma dovrei vincere perché ho Atmat, quindi. Va super bene, super super bene. Ok, 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 siamo sul pezzo. Siamo assolutamente sul pezzo. Sono teso perché se non trovi poco, questo è un turno fondamentale. Questo è un turno fondamentale. Uno c'è. Uno c'è, amici miei. Lo compro. Lo vendo. E rollo. Sempre prima vendere e poi rollare, così lo rimettiamo nel pool. Ho due roll per trovare un pogo. In realtà ne ho solo uno. No, preferisco prendere lui e fullare la board. Assolutamente. Anche perché ho world leader, quindi i pezzi che vado a mettere non sono inutili. Sono abbastanza buoni. Quindi credo che questo vada bene. Lui ha un demone in campo. Poiché lui ha un demone in campo, mi immagino che abbia o la 3-3 o la 2-4 demone, no? Che se non buffata, viene shottata dal Murloc. Se è stata buffata, vabbè, ci metterò anche l'altro. Però l'idea è sempre prima la 4-1 della 3-1. Perché se avesse la 2-4 demone, no? Se avesse la 2-4 taunt, lui la triada, lui no. Quindi fateci attenzione all'inizio, soprattutto se vedete demoni dalla tea comp. Ora ci potrebbe essere lui chiaramente, però lui è giocato meno di quelli taunt. Quelli taunt sono quelli più giocati. Lui ha una bella build demoniuzza. Se mi tradi bene, sono contento. Non è che proprio sono contentissimo di questi trade. Insomma, attacca a destra. Potremmo pareggiare. Va bene, 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 va bene. Allora, un poco l'abbiamo trovato e noi dobbiamo trovare altri, assolutamente. Questo è un turno fondamentale perché dobbiamo trovare almeno un poco. Almeno un poco. Potrei prendere anche la belva. Vendo lui. Un roll lo possiamo fare. Vendo lui. Metto poco potenziato. Ok. Ok, abbiamo messo il nostro primo poco. Il prossimo è importante perché il prossimo mi diventa 9-9. Ora, il fatto è, se io ne trovassi due il prossimo turno di pochi, come me la gioco? Cioè, lui cosa gioca? De Aghi. Preferisco dargli lui di lui. Nel senso, no? Se io non trovassi due, faccio la tripla. Il primo poco lo gioco naked e il secondo lo triplo. Sì, credo sono più due più due. Idea gozzi. Idea gozzi. Quello te ha da bene. Quei De Aghi sono enormi. Il mio poco non ci va neanche vicino. Vabbè, poi io gli faccio tutti i trade migliori possibili. Va bene, va bene, va bene, va bene. Sto perdendo troppo. Ho bisogno di diventare forte. Ho bisogno di diventare forte adesso. Ho bisogno di un giga pogo. Giga pogo. E incontro questo che ha livellato aggro. Cioè non ha livellato aggro perché tu il turno è giusto. Yolo. No. Lui potrebbe aiutare. Dai, poghino. Male, 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 male. Male, 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 male. Ah, bruttissimo, bruttissimo, bruttissimo. Bruttissimo, 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 bruttissimo. Niente pochi, ragazzi, niente pochi. Questo è un problema grosso. Questo è un problema grosso. Cerchiamo di posizionare bene. È che se quando tu hai il potere di Shadowwalk, tu vuoi utilizzarlo tutti i turni su un pogo. Se tu non ne trovi uno, un turno, hai missato il potere di Shadowwalk. Ed è un problema. È un problema grosso. Vediamo contro questi Murloc, vediamo come ci si cava. Buono questo. Ottimo. Ok, questo dovrebbe assicurarci la vittoria. Sì. Sì, nonostante poco sia totalmente inutile.
Va bene. Lui è taverna 4, però non è che ci possiamo fare molto. Dai, pochini. Su, pochini. Ancora triplo. Ok. Dammi un altro. Qualche servitore da giocare. C'è la tripla. Allora. Forse il poco lo gioco così com'è. Vendo la 4-3. Metto lui. Discover. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro. Mi sa di sì. Lui diventa 7-7. Diventa 5-5 probabilmente. Non ho alternative. Molto triste questa cosa, però d'altronde è quella che è. Segateonchi, Capobianco, forse Segateonchi. Ok, allora, più o meno va bene il turno. Più o meno, Non è che io sia particolarmente contento, perché potevo fare molto di più. Potevo assolutamente fare molto di più. Ora, la tripla di poco è fondamentale adesso. Fondamentale. E forse ne dovrei trovare due. Questo va a Murloc. I Murloc del mio avversario sono sempre più grossi dei miei Pogo. Questo è un brutto segno. Mi sa che perdo qui. Vediamo di quanto. Vabbè, di quelli. Ok. Lui è taverna 4. Ora dovrei alzare la taverna. Però alzando la taverna si trovano meno Pogo. E questo è un problema. Arrivare ultimo sarebbe una disfatta. Per questo video. Non posso arrivare ultimo. Pogo. Dai, please. Io ti ho voluto bene, Pogo. Volimi bene anche tu. Dai, su. La vita è amara. La vita è amarissima. Amara, super amara. Una devastazione. Tristezza infinita. Panico, paura. Piango. Che schifo. Neanche un po'. Niente pochi. Ne ho trovati due e ho lato come un dannato. No, dai, non ho voglia di ricercare Shadowwalk per mezz'ora. Dai, ti prego, Battlegrounds. Continua così, forza. Se vuoi. Scusate, tanto qui questa fetta la devo gestire. Non è detto. Vabbè, aspettiamo. Lui è una pippa al sugo, madonna. E io perdo. Io perdo dalla pippa al sugo. Che ti ha dato molto male, eh. L'ha detto. Ti ha dato molto male. Però. Rieccoti. Come va là fuori? E dai, ma dai. Ma scusami. Ma dove siete? Ma mi prendete in giro? Ma è tutto uno scam. Li hanno tolti. Ecco perché non funzionano di poco. Guarda, non ci sono. Non ci sono. Non ci sono. Vendo. Vendo, compro Hero Power, metto fuoco, caspio. Devo livellare prima, ho sbagliato. Non me ne frega niente. Compro minaccia replicante, baffo il poco, cacchio. Vai, è vinta. Vedete che questo poco comunque è 51-35. Cioè, è abbastanza ciccio. Se io non avessi trovato la tripla, diciamo, in tempo utile, adesso dovevo stare sviluppando il secondo gigapogo. E invece no. E invece no, sono indietro tipo 4 turni sul secondo gigapogo. Molto male. Perché la build pogo scala sul secondo gigapogo. Il primo gigapogo dovrebbe aiutarti.
Il secondo dovrebbe aiutarti a scalare. E però. Però non basta. Contro questo come ce la caviamo? Io ho counter o la 2-4, perché tanto non mi muove nulla. Poi che proprio. Vabbè, sei un culone però. È riuscito a spaccarmi i pog. Bello, 1-1. Ok, non ho perso. Non ho perso. Attenzione. 3 minion build. Pogo. Ecco Pogo. Alta il Pogo. Ne voglio almeno un altro, probabilmente. No. Dove potrebbe starci, però? Ok, quant'è? 17-17, buono, eh? È buono, speriamo che lui non abbia Murloc con veleno, perché i Murloc con veleno un po' ci counterano. Giusto un pelino. Quell'idea fa male, però non ha veleni. Non ha veleni, abbiamo una chance. Sono grossi, Sono grossi. Non colpiamo il fuoco di là. Ok. Perderò da lui perché lui aveva i veleni. Poi sono. Gli spacco il culo più slim. Ma siamo vivi. Top 5, ragazzi. Top 5. Con la build poco peggio riuscita della storia. Top 5. Dammi un altro pochino. Su. Hai ancora un reroll. Udi. Vai. Ok, quello chiaramente non l'ho potuto triplare. Non l'ho potuto usare l'Hero Power perché lo devo usare su questo. Hero Power, Gigapogo. Questo è un bel Gigapogo, eh. Questo è un bel Gigapogo. Sobrio, 76-76. Fastidio Teon e si vola. Beccati questo, Johnny. Spaccamelo adesso. Spaccamelo se hai il coraggio questo Gigapogo. Spaccamelo. Dai, spaccami il Gigapogo. Ok, 13 HP, un sogno nel cuore. 13 HP, un sogno nel cuore. 13 HP, un sogno nel cuore. Contro questo perderemo che c'è in Willock. Contro questo ai draghi possiamo batterlo. Questo in Willock ci fa il cool. Lui alle bestie lo dovremo battere. Quindi diciamo che non vinceremo mai questa partita. Ma possiamo toglierci delle soddisfazioni. Non ho capito come mai siamo ancora vivi, perché siamo partiti proprio da schifo. Per oggi da poco l'abbiamo fatto. Vorrei fare la terza tripla. Però è tosta. Però è tosta anche perché abbiamo livellato e ora vediamo più pezzi, eh. Continua così, forza. Ora vediamo decisamente più pezzi. Ok, Cleave. Ce li hai danni per farmi fuori il primo Pogo? Non lo so. Ma questi spiattelli hanno là? Perché comunque lui un po' di danni li fa, eh. C'è la Iena fa tanti danni. Iena dorata. Potrebbe averli. Bello questo. 5 danni gratis che ho tolto al poco. Quello fa altri 8 danni. C'è anche questo, eh. Potrei anche shottarlo quell'altro poco lì. Vabbè, complimenti, mi ha ucciso il poco taunt. Ok, adesso dobbiamo trovare un altro poco. Non è che ci. Subito! Wow, che gusto! No, il signore dei Murloc, no, il signore dei Murloc che ha accostato il morto, dai! Tu mi vuoi male? Lui è carino. Qui non c'è niente. $29.29 comunque questo Pogo, eh. Schifo non fa. La mia paura è che lui abbia dei veleni. Perché se lui ha dei veleni, il mio bel Gigapogo, bello carino, tranquillo, amichevole, amorevole, va a farsi friggere. Lui aveva già Bean quando l'ho incontrato tipo 3 turni fa. Dai, ti prego, non essere troppo cattivo con i Murloc. Allora, se io trovassi altri due Pogo prossimo turno, potrei fare un super Gigapogo.
Però chiaramente mano a mano che io li metto sul campo sono sempre meno quelli nella pool. Quindi ci vuole un po' più chiappa per trovare il terzo. Il terzo poco, eh. 9 leni. C'è gli scudi però. Cavolo. Eh no, quello doveva togliere uno scudo. Aio. 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 Male male. Non sono morto. Però lui ha già i Murloc scudati. Cioè contro di lui non vinco mai. Contro di lui non posso vincere. Non li ha ancora velenosi, ma li aveva a breve. È livello taverna 6. C'è i Murloc in campo. Pogo. Lui ha i Murloc anche lui. Che palle con sti Murloc. Pogo. Il buff in attacco ai mech può aiutare. Prendeva lui. Pogo. Aiko. Pogo. Niente. Pogo. Niente. Vita aperta. Finita la Pogo Fiest. È finita la Pogo Fiest. È finita la Pogo Fiest. Neanche lui, cioè capite, se io avessi trovato un golem mietitore into un altro annoio module, con doppio pogo taunt ciccio, magari ci faccio qualcosa. Lui deve diventare più grosso perché non è sufficiente 7-2, ho bisogno di un pezzo bello ciccio qui. Non abbiamo la build perfetta, si può fare di meglio, si può fare molto di meglio. Però con tutti questi Murloc che girano, sta build è un po' una citeria, cioè è un po'... come dire... Non proprio efficiente, ecco. Non propriamente efficiente. Quelli da 30-30 non ci fa male. Lui non ha una bella build. Potremmo arrivare secondi, ragazzi, questa partita. Si potrebbe arrivare secondi, perché lui lo battiamo. Senza alcunissimo problema. Proprio... ho bisogno di non incontrare tipo il signore Blank. Che adesso ucciderà la fam. Io devo incontrare il morto. Secondo i miei calcoli, no? Io gli faccio 14 danni. Incontro il morto. Lo sconfiggo. Eccolo qua, il morto. Lo sconfiggo. E lui deve sconfiggere il signor Felteaz. Deve fargli 17 danni. Potrebbe succedere. Io nel frattempo trovo Pogo, che non servono a niente. Ma magari lui non ha trovato veleni. Perfetto. Fatta. Non ho trovato niente. Lui lo posso vendere? No, aspettiamo. Non c'è niente. Non c'è niente neanche qui. Shift a Zeus è un po' troppo ardito. Non c'è niente neanche qui. Vedete che salire a taverna 3 è terribile. Cioè è proprio tremendo, eh. È proprio tremendo. Lui non è neanche male, ma non ha senso prenderlo now. È lo stesso turno di prima. I Pogo cominciano a scarseggiare. I Poghi cominciano a scarseggiare. Perché il terzo Pogo dorato diventa enorme. Tipo 140, una roba del genere. Bello ciccio, eh. Bello ciccio. Lui lo dovrei battere senza problemi. Spero. Se non batto neanche lui è un problema. No, ma lui non è un problema. No, no, sto tranquillo. Mazza che snipe. Non è un problema. No, non è un problema. Non mi uccide mai lui. Lui non me lo uccide mai. 10, quindi 10 in realtà lui ne fa una catena, però l'ha messo in fondo, quindi va bene. Ok, 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 ok. Uccido, 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 muori. Muori tu, muori, bartender, muori. Non è morto, non è morto. Ai 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 ai. Perché ho incontrato lui? Non dovevo incontrare lui, secondo i miei calcoli. Lui ha incontrato il morto. E vabbè, allora. Dategli la partita vinta, fate prima. Prendiamolo, non si sa mai. Poco. E dammelo un pochino. E dammelo un pochino. Niente, niente, niente. Questo è anche un buono shop, ma niente. Sono finiti i Poghi, ragazzi. Sono finiti i Poghi. Malissimo.
Malissimo, non abbiamo concluso la build. Comunque abbiamo fatto top 3. Questo vi fa capire quanto la gente è anche 5000 sia scarsa. Non ho fatto niente questa partita. Niente. Ho giocato dei poco, sono venuti fuori medi, perché non sono venuti fuori grossi, e ho fatto top 3. Una vergogna. Ma secondo voi, se io facessi solo poco build, dove posso arrivare? Il problema è che con Shadowrock funziona mediamente bene, con gli altri fa proprio schifo. Cioè, se io faccio una partita così con un altro champion che non ha l'hero power, che non ha il battle cry doppio, divento vergognoso. Se no, una strategia potrebbe essere: io cerco di livellare Brand e nel frattempo prendo tutti i pogo. Cioè, di arrivare a giocare Brand e nel frattempo prendo tutti i pogo e li compro, li vendo. Il problema è che, cioè, sono tante monete. Tutte le volte vedere un pogo. Lui non sa giocare, ragazzi. Lui non sa giocare perché non può mettere l'idea prima contro di me, no? Ha in qualche modo senso mettere l'idea prima? No, assolutamente no. Io sto tirando malissimo. Ma dai, ma chi stai picchiando? Ma picchiate gli scudi, no? Non tu! Gli altri devono picchiare gli scudi. Dai, ma guarda te! I token picchiano i non scudi. E lei, guarda, ha picchiato quello. E mo' riprende lo scudo. Oh, bravo, questo tipo. Ok, picchia lì, e per forza. Adesso ce la facciamo. Ma sono emozionato. Non mica vinto. Non mica vinto. L'ho vinto, l'ho eliminato. L'ho eliminato. Un pazzesco, top 2. Top 2. Top 2 senza fare niente. E lui però è un giocatore migliore di lui. E questo è un problema. Poi ho incontrato due volte il morto, quindi questo è un altro grosso problema. E però abbiamo fatto top 2, quindi la partita è di successo. La partita è stata assolutamente un successo. Ora tutti vendo perché voglio trovare un po'. Grazie. Se ne troviamo un altro, diventiamo ancora più belli. Certo, non andiamo adesso. No, l'ho trovato. Allora, metto lui. Compro il mio pochino tattico. Uso l'hero power. Metto il mio pochino tattico. Quanto diventa? Bam, 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 bam. Uela! 118! 118! Abbiamo fatto un poco 126-118. Si può fare di meglio, assolutamente, ma sono concretamente contento. Sono assolutamente, in modo concreto, contento. Cioè, poteva andare molto peggio. Lui o... Altri poco ci stanno. Ma altri poco non fanno male, eh. Il problema è che adesso se ho fatto fatica a trovare questi triple di poco, figuratevi i prossimi. Figuratevi assolutamente i prossimi. Poteva diventare più grosso. Vabbè, c'è già due veleni. Fortuna li ha messi dopo, però anche quell'84-38. Non vorrei dire, ma che ossicello. Buono. No, buono. Ragazzi, ragazzi, abbiamo mica un sogno nel cuore. Abbiamo mica un sogno nel cuore. Come ho fatto? Lui ha posizionato come un cane. Livello e cerco il Divine Shield. È l'unico. Se no potrei prendere lui. Allora, riflettiamo. Se io facessi una roba del genere. No? Il mio pogo itta. Perde lo scudo. Poi viene ittato. Cioè, secondo me questa è l'unica chance per me di provare a vincere la partita. È comunque molto difficile.
Perché indubbiamente lo è molto difficile. Però potremmo quasi vincerla. Lui deve posizionare a cazzo e noi dobbiamo avere chiappa. Questo è molto importante. Brutto quel clip. Attacca a sinistra, bravo. Bravissimo. Gli togliamo tutti gli scudi. Ok, lui ha di nuovo posizionato a casaccio completamente. Bravissimo, questo malissimo. Basta? È sufficiente? Sarà sufficiente per forza, perché lui non muore. Abbiamo vinto, abbiamo vinto. Incredibile, incredibile. Poco build funziona. Lo possiamo dire. Poco build funziona. Funziona alla perfezione. Bravissimi, applausi. Applausi. Applausi per il Pogo. Vi voglio bene. Voglio bene anche il mio avversario che non sa come si mettono i minion sul campo e ne ha tenuti 6. Grazie, grazie a tutti. Grazie popolo di YouTube. Ancora una volta abbiamo vinto con il Pogo. Direi che questa è la comp migliore possibile. Ciao.